Ciao a tutti gli amici di androidblog.it, quello che vedete qui sotto è il mod HC100 Plus o semplicemente mod Air che rappresenta la fascia media dell'azienda italiana Mod che sta appena entrando in questi giorni sul mercato italiano degli smartphone, proponendo dei dispositivi che si collocano sia in una buona fascia di prezzo sia in una buona fascia di prestazioni, che non sono solamente promesse ma sembrano soddisfare veramente le esigenze di ogni utente. Adesso ad effettuare l'unboxing di questo dispositivo e vediamo un po' la confezione cosa contiene. Innanzitutto qui vediamo lo smartphone, che è un dispositivo abbastanza prestante, abbastanza performante. Mettiamolo un attimo da parte e vediamo poi il resto della confezione. Qui troviamo ovviamente un altro adesivo che rappresenta l'azienda. Poi qui sotto vediamo un po' i vari accessori, una flip cover che viene fornita in omaggio al momento dell'acquisto, ovviamente è pienamente compatibile con lo smartphone. Vedete? Qui non viene nascosto il marchio, qui ovviamente è pienamente adattabile allo smartphone. Poi troviamo un paio di cuffie auricolari non in-ear di una qualità tutto sommato abbastanza discreta. Poi un caricatore con ingresso USB per la ricarica, di cui troviamo anche ovviamente il cavo USB, micro USB, sia per la ricarica tramite l'alimentatore che abbiamo appena visto, che per la connessione al computer, e inoltre anche una seconda batteria per il dispositivo che presenta un amperaggio di circa 2800 mAh, che possono comunque garantire allo smartphone una buona autonomia. Qui ovviamente troviamo il solito manuale in lingua completamente italiana che ci permette di settare lo smartphone ed impostare tutto ciò che ci serve per il primo avvio e dunque per non incontrare alcun tipo di difficoltà. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, dobbiamo dire che è dotato di uno smartphone, un display, scusate, da 5 pollici con risoluzione 854x480 pixel, un processore quad core MediaTek 6582 con frequenze pari a un 1,3 GHz. Ovviamente si tratta di un dispositivo dual SIM che presenta un doppio ingresso con schede SIM in formato normale. La memoria RAM di questo H600 Plus è un gigabyte, quindi DDR3, una memoria interna da 4 GB espandibile con memoria micro SD fino a 32 GB, una fotocamera frontale da 5 megapixel con ovviamente sensore per la luminosità e le varie gesture supportate dai processori MediaTek, una fotocamera posteriore da 13 megapixel accompagnata ovviamente dal flash LED. Qui nella parte posteriore troviamo un piccolo doppio altoparlante e un ingresso micro USB qui nella parte bassa accompagnato dal microfono principale. Nella parte laterale poi troviamo il bilanciere del volume, mentre nella parte superiore troviamo a sinistra il pulsante per l'accensione, il blocco e lo sblocco del dispositivo e l'ingresso da 3,5 mm per utilizzare le cuffie auricolari. Per altre informazioni riguardo questo dispositivo e per tutti i dettagli aggiuntivi, non esitate ad aspettare la nostra recensione.